piccola precisazione su questa diagrammini che abbiamo visto un attimo fa. Allora, abbiamo detto che se io rappresento il lavoro effettivamente trasferito, per esempio questo, abbiamo detto che è indipendente dal tipo di fluido. E grazie a questi diagrammini abbiamo anche visto che le perdite le assumiamo indipendenti dal tipo di fluido e che quindi anche la curva H che troviamo lì è in funzione di Q è la stessa qualunque sia il tipo di fluido e quindi evidentemente questi ultimi due diagrammi fanno vedere come il rendimento cambiando tipo di fluido rimane inalterato. In realtà non è proprio così, a voler essere pignoli, diciamo, è vero al 99%, ma a voler essere pignoli, cambiando tipo di fluido cambia la viscosità del fluido e quindi diciamo le perdite bisogna vedere a che livello, insomma, di approssimazione dobbiamo fare i nostri ragionamenti, ma a voler essere pignoli, variando la viscosità variano le perdite, variano un po' i rendimenti, praticamente variano questi segmenti e quindi questa è sicuramente la stessa qualunque sia il tipo di fluido, però il termine sottrattivo potrebbe essere diverso da fluido a fluido e quindi dare vita a curve di H non rigorosamente sovrapponibili come nell'esempio che abbiamo appena visto. Vabbè, a voler essere pignoli, cioè non vogliamo essere, diciamo. La cosa importante, il concetto che questi diagrammini volevano trasmettere è che, attenzione, una cosa è il lavoro scambiato, una cosa è l'energia di pressione, attenzione, energia di pressione, una cosa è l'incremento di pressione del fluido, ok? E questo appunto, per chiudere questa parentesi, quello che vi avevo detto all'inizio e che ho detto poi lo riprendiamo, è appunto quello che stavamo dicendo qui, quindi la stessa energia in termini di prevalenza trasferita al fluido provoca, come abbiamo visto, incrementi di pressione differenti. D'altra parte, la stessa differenza di pressione applicata a fluidi diversi, quell'esempio che vi facevo prima, provoca una crescita dell'energia di pressione, che è quella che serve al fluido per fare qualcosa, un effetto utile, ad esempio sollevarsi di una certa altezza differente e quindi dicevamo prima se io applico una differenza di pressione di un bar a un fluido con una certa densità ne provoco per esempio una risalita in una condotta di una certa altezza. Se la applico ad un fluido di minore densità, il liquido raggiungerà un'altezza maggiore. Se la applico ad un fluido con una densità più elevata, viceversa, il liquido raggiungerà un'altezza minore. Come dicevamo prima, se io la pressione atmosferica, no, il classico 1,033 bar, la applico ad una colonna d'acqua all'interno per esempio di un tubo dove c'è il vuoto, quindi spingo sulla superficie dell'acqua con la pressione atmosferica, l'acqua salirà di 10,33 metri. Se ci mettiamo dell'alcol, la cui densità è più bassa, salirà a 12, 13, 14 metri. Cercavo la figurina, non l'ho trovata, quindi stiamo improvvisando con i numeri. Un altro numero che ci ricordiamo bene, se invece dell'acqua nella stessa colonna ci mettiamo del mercurio liquido, che ha una densità molto più
elevati, invece di 10 metri sale di 0,76 metri, ok? I famosi 760 mm di HG, i nostri manometri, barometri, come li vogliamo chiamare. Ok, vabbè, abbiamo piccole precisazioni per arrivare. Quindi questo è il concetto importante che ha voluto esprimere che hanno voluto esprimere questi diagrammini, ovvero che quindi al di là della pignoreria per quanto riguarda le perdite, diciamo, sul lavoro e sulla prevalenza siamo d'accordo che una stessa macchina con la stessa velocità conferisce la stessa lavoro scambiato tra macchina e fluido, e chiaramente l'incremento di pressione viceversa è diverso, dipende dalla densità del fluido che stiamo trattando. Ok, detto questo, vediamo se speriamo di avere il tempo per invece impostare in maniera un po' diversa quello che abbiamo visto prima. Cioè, prima abbiamo scritto, viene perdere qualche minuto, impiegare qualche minuto per riscrivere, andiamo un altro della correzione. Io per questo è gentile come Marco con questi. Va bene. Allora, avevamo scritto l'espressione della prevalenza come la somma dei termini in generale del okay. Questa però, appunto, questo è quello che succede nella macchina. Attenzione un attimo, seguitemi come ragionamento, è una cosa molto semplice, ma seguitemi come ragionamento. Questo è quello che succede nella macchina, valutare questa, confrontarla con il lavoro trasferito, per esempio, è una cosa importante che riguarda il progettista della macchina, okay, che ha l'obiettivo di raggiungere questo, evidentemente ha l'obiettivo di minimizzare le perdite, quindi di massimizzare il rendimento, e quindi questo è il compito del progettista. Il costruttore poi sarà a cura a sua volta del costruttore fornirci per esempio una curva di questo genere, cioè i valori del rendimento in funzione della portata. Sperimentalmente il costruttore si ricava questa curva e deve fornirla a chi dovrà montare, installare quella pompa in un circuito, perché, come abbiamo detto, è un dato fondamentale per poter risalire alla potenza effettivamente assorbita dalla pompa. Quindi chi dovrà montare quella pompa ha bisogno assolutamente di questo dato, o perché deve scegliere il motore che deve azionare, e quindi per scegliere il motore ha bisogno di farsi il calcolo della potenza. Se il motore, come spesso accade, è fornito dal costruttore della pompa già a corredo della pompa stessa, evidentemente non ha questo tipo di problema l'installatore, però non, comunque ha necessità di calcolare la potenza effettivamente assorbita, perché sicuramente gli verrà chiesto di sapere quanto consuma dopo un tempo unitario di funzionamento quella pompa inserita in quel circuito. Quindi assolutamente di curve di questo genere non può farne a meno, e quindi sarà cura del costruttore. E quindi tutto questo che abbiamo detto l'abbiamo visto dalla prospettiva del progettista e o del costruttore della pompa. Se però cambiamo prospettiva e ci mettiamo in quella che forse è un po' più, come vi dicevo già all'inizio, più probabile che nella attività professionale ci andremo a trovare di fronte, cioè
l'eventualità che non è che dobbiamo, siamo in un'azienda che costruisce le pompe, bensì siamo semplicemente chiamati a dover installare una pompa che qualcuno ha già costruito e la dobbiamo installare in un impianto che noi invece stiamo andando a disegnare, a realizzare, o viceversa lo troviamo già realizzato, però lo dobbiamo conoscere quell'impianto, e in quell'impianto il nostro compito è installare la pompa più adatta a svolgere quel compito che gli si richiede. In questa prospettiva è chiaro che, scritta così, diciamo, questa espressione non è molto interessante per noi, perché appunto qual è il problema? Abbiamo visto col compressore, adesso con calma andiamo ad applicare, che appunto è ancora più concreta forse l'applicazione, andiamola ad applicare al caso della pompa. Per noi scegliere quindi avere una portata richiesta dall'utilizzatore e la prevalenza giusta significa dire che noi per scegliere la pompa dobbiamo appunto avere almeno per un punto di funzionamento un'idea della prevalenza totale che ci è necessaria per fare quello che l'utente, l'utilizzatore richiede, e vabbè, evidentemente anche il valore della portata richiesta. Quindi noti questi due, diciamo, sappiamo che la pompa di cui noi andiamo alla ricerca deve avere una caratteristica sua di funzionamento tale che a un certo punto, diciamo, sia in grado quella pompa di darci questa portata e questa prevalenza, okay? E quindi quello che abbiamo già visto e che rivedremo con tutta calma fra poco è che la sua caratteristica interna, comunque essa sia fatta, in questa zona perlomeno passi attraverso questo punto. Perché? Perché questo è il nostro obiettivo, okay? Questo è quello che noi intendiamo per rispondere alle esigenze dell'utente, ovvero dell'impianto nel quale la pompa va inserita. E quindi è chiaro che il nostro punto di partenza, il nostro approccio al problema, scegliere la pompa adatta a effettuare quel tipo di servizio, il nostro approccio è valutare Q ed H che quell'impianto, quell'utilizzatore richiede, ok? Quello è il nostro punto di partenza. Sapere quello che succede dentro la pompa, come viene ripartita la prevalenza in questi tre temi, poco ci interessa, diciamo, poco ci aiuta, non ci serve a risolvere il problema. Il problema è appunto è piuttosto capire quella pompa appunto come può spendere H una volta che l'ha acquistato all'interno della pompa. Il liquido come può spendere H una volta che l'ha acquistato all'interno della pompa. Quindi dicevo, guardare lo stesso problema guardato da un'altra prospettiva, okay? Cioè questa è la stessa immagine di prima, prima avevamo fatto uno zoom solo sulla pompa, qui della pompa inserita nel circuito, e appunto andare a vedere che ok, il liquido attraversa quella pompa, acquista H, e che se ne fa di H? Come la può utilizzare? Nel caso più generico la può utilizzare per esempio sollevandosi, prendiamo un livello di riferimento per la quota, può sollevarsi da un serbatoio a cui pelo libero l'acqua era al livello Z1 e finire ad un serbatoio comunque distante al cui corrispondente al livello Z2 per esempio, e quindi sostanzialmente può spendere l'H che ha acquistato, l'incremento di pressione che ha acquistato, se lo può giocare, lo può spendere per sollevarsi da
dal livello Z1 al livello Z2, ok? Oppure per accedere, supponiamo che nel serbatoio S1 l'acqua sia in quiete e invece nel serbatoio S2 c'è bisogno di una certa velocità dell'acqua e quindi un certo incremento di energia cinetica. Genericamente, sempre per fare il caso più generale possibile, possiamo anche immaginare che questi due serbatoi siano entrambi chiusi, quindi non aperti, quindi non atmosferici, entrambi, ma chiusi. Qui ci può essere una certa pressione P con 1 e in quello superiore una pressione P con 2 diversa, magari più alta. Quindi ulteriormente avrà bisogno spendere questa energia che aveva acquistato nella pompa per aggiungere anche questo ulteriore effetto utile, cioè l'incremento proprio di pressione, ok? Ma non basta, perché chiaramente negli impianti reali, in un circuito reale, per camminare in questo tubo, in quest'altro che qui troviamo schematizzato, ma come facilmente intuite, come ricorderete tutti gli esempi che abbiamo fatto in precedenza, in generale questa tubazione qua, in particolare quella di mandata, potrebbe essere lunga centinaia di metri, tranquillamente centinaia di metri, decine o centinaia anche, e subire il percorso più tortuoso possibile, dipende da quello che cioè dai vincoli che ci sono quando si parla di una realizzazione reale all'interno di un fabbricato, per esempio, eccetera. Quindi qui troviamo lo schemino, ma sicuramente questi due condoni, in particolare quello di mandata, possono essere i più articolati possibili, che significa che chiaramente avrà bisogno, sempre attingendo da qua, da qua o da qua, come volete, insomma, sempre attingendo da qua, avrà bisogno di avere anche una riserva di energia sufficiente a vincere tutte le perdite di carico concentrate e distribuite nel circuito. Attenzione, nel circuito siamo usciti dal, siamo nella prospettiva che qualcuno quella pompa l'ha costruita, l'ha realizzata. Noi dobbiamo andare a vedere fra le n pompe realizzate quella che si adatta al nostro impianto, al nostro circuito, ok? E quindi ecco che siamo nella prospettiva, come dicevo prima, per capire quanto, fissata la portata Q, ok, che pure è un parametro importante come sapete, fissata quella portata, la pompa che noi andremo a scegliere quale prevalenza ci dovrà fornire affinché si realizzi il, diciamo, il nostro scopo per il quale abbiamo costruito quell'impianto. Nel caso più generale, la pompa ci deve dare una prevalenza tale da permetterci, nell'esempio che stiamo facendo, di sollevarsi da Z1 a Z2, di accelerare da C1 a C2 e di incrementare la sua pressione da P1 a P2. Più chiaramente avrà bisogno, sempre attingendo da H che ha ricevuto dentro la pompa, dall'energia H che ha ricevuto dentro la pompa dovrà ancora attingere un'aliquota di energia che gli serva a vincere tutte le perdite, perché altrimenti non ci cammina là dentro, insomma. Quindi possiamo fare tutti questi calcoli, ma se ci dimentichiamo di questo particolare, verosimilmente invece di arrivare a questa altezza si ferma prima e noi abbiamo messo il serbatoio là sopra e quello rimane vuoto. Abbiamo fatto tutti i nostri calcoli e come questa è la differenza di altezza, questa è delta Z, questa è delta C, e il serbatoio non si riempie semplicemente perché sta spendendo necessariamente una aliquota dell'H che aveva ricevuto nella pompa per vincere quelle perdite. Quindi questo è il totale, diciamo così, di tutte le perdite nel, ci metto una C che non sta per concentrato ma sta per condotto, condotta, condotti, come volete
come volete voi, ok? E questo è il significato. Chiaramente, appunto, ci ho messo un uguale a voler sottolineare, non so se notare, appunto, volutamente abbiamo utilizzato dei dedici diversi, A e B che rappresentano ingresso e uscita dalla pompa, 1 e 2 che rappresentano le condizioni reali del nostro impianto, cioè il punto di partenza e il punto di arrivo. Ok? Chiaro? Questo, come vi dicevo, è molto più scritta così, è molto più rispondente a quella esigenza di cui parlavamo, perché appunto la somma di questi tre termini rappresenta quella che noi chiamiamo utile, la prevalenza utile, ok? Più le perdite nel circuito, Quindi la prevalenza, questa è quella che noi dobbiamo andare a chiedere alla nostra pompa per soddisfare le esigenze del nostro impianto, in funzione chiaramente della portata, in modo tale da ottenere come al solito noi avremo un impianto caratterizzato da un andamento parabolico delle perdite, d'accordo? E quindi, come vi dicevo prima, dobbiamo conoscere il nostro impianto, o perché lo abbiamo progettato noi. Se non l'abbiamo progettato, ci dobbiamo procurare tutti i dati, se no questa curva non la riusciamo a disegnare, ed è fondamentale, senza questa non possiamo muoverci, non facciamo progressi, ok? Poi dobbiamo vedere a che serve appunto questa pompa, cioè questi, che in generale tutti e tre li abbiamo scritti, tutti e tre questi effetti. Come sapete, è inutile, adesso magari accelero un attimo perché ho l'incubo che... voglio arrivare un attimo alla conclusione, poi domani lo rivediamo con calma, nel senso che in generale non è detto che nell'utile siano presenti tutti e tre questi termini. Molto frequente è il caso in cui questi due serbatoi sono aperti, sono senza un coperchio, quindi la pressione P con 1 è la pressione atmosferica, la pressione P con 2 è la pressione atmosferica, e questo termine tranquillamente si annulla. È raro il caso in cui si chieda una accelerazione che non sia più che trascurabile, insomma, e quindi molto spesso il termine prevalente è questo, diciamo. Molto spesso però non è un obbligo, quindi in generale teniamo conto di tutti e tre, la somma di tutti e tre, se ci sono, se non ci sono, ci dà quello che noi chiamiamo effetto utile, che come al solito deve essere garantito qualunque sia il livello della portata, perché se, come abbiamo visto per il compressore, vedremo con tutta calma per le pompe, è chiaro che quasi sempre c'è bisogno di regolare la portata, cioè nel senso che l'utente è quello che sta, per me l'utente è quel serbatoio S con 2, okay, vedete, quindi non una persona fisica, l'utilizzatore materiale è quel serbatoio S con 2, potrebbe chiedere una portata minore rispetto a quella di progetto, però il serbatoio resta là, quindi anche con una portata minore gli deve arrivare fino ad S con 2. Quindi tipicamente, se sommiamo ad H con 1, sommiamo tutte le perdite, quindi portata per portata andiamo ad aggiungere le perdite, ok, cioè trasliamo questa curva e la andiamo a sovrapporre
ad aggiungere a quella dell'effetto utile, appunto, questa è la richiesta di carico, richiesta di prevalenza del nostro impianto. Questo è il nostro punto di partenza, ok? Nel ragionare. Assolutamente, non, insisto su questa cosa perché spesso, insomma, mi sento parlare come punto di partenza, sento parlare della pompa, cioè, no, ma noi non sappiamo qual è la pompa, ancora non la sappiamo, ancora non l'abbiamo scelta, quindi ancora non sappiamo qual è il modo di funzionare della pompa. Il ragionamento è che dobbiamo capire il nostro impianto, il nostro utilizzatore, di che cosa ha bisogno, e quindi il nostro punto di partenza è esattamente questa curva qua, cioè che per tutte queste portate, affinché si possa realizzare questo effetto utile, quello del nostro schemino, tenendo conto appunto di qual è l'effetto utile, tenendo conto di quali sono le perdite in funzione della portata, la nostra esigenza, le nostre esigenze da soddisfare sono, in funzione della portata, è il luogo dei punti espresso da questa curva caratteristica E esterna, come ormai vi è familiare. E quindi è chiaro che la pompa che andremo a scegliere è una pompa che avrà una sua caratteristica tale da soddisfare questa, ok? Cioè dovrà essere in grado, per un certo valore della portata, perlomeno quella nominale, supponiamo sia questa, ok? Dovrà essere in grado di fornirci questo valore della prevalenza totale. Perché? Perché con questa portata una parte dell'energia che la pompa conferisce al fluido viene appunto spesa, utilizzata per fare l'effetto utile, quello di viaggiare da questo serbatoio verso quell'altro. Con questa portata, queste sono le perdite nel circuito, nel piano. Non ci importa sapere nella pompa che cosa sta succedendo, che cosa succede, quali sono le perdite nella pompa, qual è il rendimento della pompa. A noi che ci importa? Ci importa semplicemente che, tenuto conto di tutto quello che succede nella pompa, di tutte quelle che sono le perdite, cioè, alla fine il costruttore ci dice: guarda, fra i 100 modelli di pompa che io produco ce n'è una la cui caratteristica, volutamente faccio questo scarabocchio, la cui caratteristica in questa zona di questo diagramma è questa. Quindi passa per questo punto, soddisfa la pompa XYZ, è in grado di darmi questa portata con questa prevalenza, ok, la posso inserire, almeno a prima vista la posso inserire. Poi chiaramente valgono tutti quei discorsi che approfondiremo domani, che non basta fare questo, dovremmo verificare alcune cose, dovremmo verificare che il nostro, che il punto di funzionamento sia stabile, che non ci siano problemi di pompaggio, che non ci sia un altro problema importante delle pompe, solo delle pompe e non dei compressori. Questa è una forte differenza, problema di esercizio che si chiama della cavitazione, sempre domani, e più qualche altra cosa, insomma, dovremmo verificare, cioè, però in linea di principio a noi non interessa come è fatta, questo è il segno, ecco perché la disegno come un serpentello, a noi non ci interessa, quello è un problema che ha affrontato il costruttore, a noi potrebbe interessarci se un domani andiamo a lavorare in un'azienda che produce le pompe, questo sempre, ma se stiamo nell'ottica del punto di vista di chi deve scegliere una certa pompa da inserire in un certo impianto, allora non interessa appunto come è fatta la curva caratteristica di quella pompa, almeno in prima battuta, solo per rispondere a questa esigenza strettamente funzionale della pompa. Se troviamo sulle offerte dei costruttori una macchina la cui caratteristica sia questa o quest'altra, eccetera, ok, noi possiamo scegliere, almeno in prima battuta, prima di fare quelle verifiche di cui parlavo un attimo fa, possiamo scegliere una di queste pompe perché quella caratteristica ci garantisce il funzionamento del nostro impianto.